Siamo però arrivati al momento delle lezioni di Galateo, o meglio delle rivisitazioni di incresciosi fatti con l'occhio del Galateo. Il precedente l'abbiamo appena citato durante l'intervista con lo stagista di Canale 5, Nicole, sì, lui lì è quello che faceva Matrix. Prima era stagista di Matrix, adesso è stagista del pomeriggio. Non sapeva bene dove guardare. È vero. La consigliera regionale Nicole Minetti ha detto che non bisogna essere tanto preparati per fare il politico. In sostanza, noi trasliamo un po' questo concetto in quest'altro. Quello che diceva la Minetti è che molto spesso l'apparenza può in qualche modo compensare la mancanza di sostanza, la mancanza di preparazione in questo caso. Il Galateo lo accetta? Buongiorno Lapo. Buongiorno Lapo, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a voi carissimi. Allora, si può sfruttare l'apparenza o non è etico per il Galateo? Allora, sappiamo bene che in questo caso Nicole Minetti ha detto una grande verità oggettiva, no? Sì. O meglio, come avete detto giustamente voi, ha fotografato bene l'esistente. Questo però sappiamo che il Galateo ci dice che la forma è anche sostanza, cioè c'è una transitività fra le due cose, ovvero se noi andiamo a un matrimonio, per esempio, adesso facciamo il paragone generico, sì. Ma poi lo applichiamo, se noi andiamo a un matrimonio dove bisogna andare in tight coat, no? Senza il tight coat, stiamo facendo una sostanziale, non solo formale scorrettezza. Mm-hmm. Nel momento in cui noi ci presentiamo in Parlamento oppure al Consiglio regionale, ben vestiti, carini, bellini, con magari una bella mastoplastica additiva, in ma sé no! Per sé non stiamo facendo niente di male. Il problema è che se facessimo tutto questo, in più fossimo anche competenti nelle scelte politiche, questo sarebbe una cosa sostanzialmente più giusta. Ergo, la mastoplastica è o no afferente al Galateo? Ebbene sì. La figura di Nicole Minetti, soprattutto legata al Popolo della Libertà, è afferente al Galateo? Certamente no. Scusa, sai che forse è il Lapo Mazzafontana più barricadero di sempre? Ma anche più sintetico. Sì, cioè, ma è proprio pam. Aspetta, la dico grossa, forse è il più lucido di sempre. Ma scusi, è così contento. Scusi, questo mai. È così contento nonostante i festeggiamenti per la rielezione del compagno Chavez? Lei so che ci teneva, eh? Ma io un pochino ci tenevo, devo dire la verità, perché comunque il concorrente mi convinceva fino a un certo punto, perché sappiamo che comunque la democrazia è fatta un pochettino di questo, no? Adesso lo sappiamo, adesso dice per sostituire le poppe di Nicole Minetti ci mettete un buffone come Beppe Grillo? Allora questa è la vexata question. Ma chi è che l'ha detto? Chavez? Ma... No! E Chavez secondo me ha affrontato anche questa cosa dello scibile umano, perché insomma sappiamo che è un dittatore, per cui insomma mette il naso suo dappertutto. Però dobbiamo dire che quando noi votiamo qualcuno, lo votiamo sostanzialmente per sostituire qualcun altro. È vero che se ci viene, come diceva Guzzanti, no? Gli italiani non si accorgono che succede qualcosa se non arriva quello col cappellone, gli stivali, e non spara per aria. Ma in questo caso possiamo dire che il Galateo prevede perlomeno una buona educazione di fondo, questo sicuramente. Ok, senta, perché noi ci ponevamo la domanda, perché il Galateo ci spiazza a volte, perché in realtà non è così rigido come si potrebbe pensare, ma a volte, come dire, strizza l'occhio a quella che potrebbe essere definita la strada più facile, certe volte. E quindi ci veniva il dubbio sul fatto, come dire, e sai, il Galateo permette di raccontare balle, per dire, no? Insomma, diciamo in un altro modo, il Galateo è paraculo. Un po' paraculo, infatti. Ma, oddio, questa però, consentitemi, è una vostra interpretazione leggermente apocrifa, anche in un certo senso. Nel senso che il Galateo è, come lo ripeteremo fino all'infinito, è sempre improntato alla somma benevolenza. Mm. Allora, la somma benevolenza a volte prevede anche il tatto. Ok, il tatto che poi si applica ovviamente alla mastoplastica. No, lo sapevo. Eri andato benissimo. Eri andato benissimo. Benissimo. Va bene, ma allora, senti, ma... Dimmi lei. Ma se dovessimo, non so, facciamo un paragone con qualcosa a lei noto, a lei vicino, qualcosa che sente veramente nel cuore. Paragoniamo il forma e sostanza da una parte al making di un cocktail, che è una cosa che in che percentuale è ammessa in questo cocktail la forma totale a discapito della sostanza, e non mi dica lo 0%, perché comunque anche un'ottima sostanza deve avere un buon modo di presentarsi. Ma no, al contrario, caro Facco, è esattamente l'opposto, deve essere il 50% netto.
poiché le due cose si compenetrano e si, voglio dire, si equilibrano a vicenda, non ci sono dubbi, deve essere esattamente il 50%. Dopodiché è chiaro che ogni 50% deve sostenere l'altro, per cui non è mai possibile dare nemmeno uno 0,1. Mi spiego meglio. Lei, per esempio, la Nicole Minetti ha detto che non c'è bisogno di essere, di avere una preparazione in questo senso, no? Sì. Sappiamo che questa cosa appunto è la verità di quello che succede, ma quello che succede però sta crollando proprio per questo motivo, perché poi vediamo questi politici che sono anche ben vestiti, perché dobbiamo dire hanno sempre dei bei vestiti, li paghiamo noi, per cui hanno dei grandiosi sarti, e questo il galateo, per riavvicinarci alla sua apocrifa interpretazione, in qualche maniera ce li potrebbe far scusare, perché perlomeno non sono insortable, come si dice in francese, cioè diciamo non sono impresentabili dal punto di vista dell'immagine, no? Ciò detto, non possiamo invitarli a cena perché sono dei predoni, in ogni caso ci farebbero fuori l'argenteria, e allora cosa ci frega di avere della gente sortable se poi ci frega il cucchiaino, magari ereditato da mamma, cioè sarebbe veramente insopportabile. E naturalmente abbiamo volentieri a cena una come la Minetti, sempre per le caratteristiche succitate, è vero. Beh, ma quello poi è soggettivo, direi. Un po' soggettivo. Sì, Ah, perché a voi non piace la Minetti? Vabbè, allora. Ma questo... No, sai che no? Sai che no. Lapo, posso dire una cosa? Sai che è il più lucido di sempre? Di sempre. Ma io non so cosa ha fatto, questo weekend, Lapo, ma lo rifaccia il weekend prossimo. La rivogliamo. Guardi, ma sai che è un po' come l'ingrediente segreto della Coca, non lo vogliamo sapere. Della Coca-Cola, Della Coca-Cola, no, perché per il resto c'è poco di segreto. Molto meglio che lei non lo sappia, altrimenti dovrei dire anche il terzo latinorum. No, rimanga lì, continui così, a lunedì prossimo, arrivederci. A presto. Arrivederlo. A presto, grazie.